ma li conoscete tutti. Sono Francesca Giardino, ho 27 anni e lavoro come responsabile marketing e comunicazione in un'azienda locale. Sono molto emozionata questa sera. Di solito per lavoro io sono abituata a parlare in pubblico, però stasera il mio pubblico sono le persone che mi hanno vista nascere e crescere. Quindi entra in gioco anche l'aspetto emotivo. E quindi mi perdonerete se ci sarà qualche attimo di incertezza. Volevo cominciare da questa foto. In questa foto ci sono i membri della giunta comunale di Capodrise degli anni 60 e 70. Ho voluto metterla qui perché ha un significato particolare. Quando ho accettato la candidatura, prima di accettare la candidatura mi sono... Prima di accettare la candidatura mi sono presa qualche giorno di riflessione, perché questo è un periodo un po' particolare, sono piena di impegni tra il lavoro, la laurea, altri progetti, insomma. La terza. Insomma, temevo di non dedicare abbastanza tempo a questa esperienza. Poi una persona a cui tengo tantissimo mi ha detto: Franci, tu questa esperienza la devi fare, perché secondo me ti piacerà e sarai anche brava, perché fondamentalmente ce l'hai nel sangue. In questa foto c'è mio nonno, Giuseppe Zarrillo, ha fatto il consigliere comunale per 10 anni, per 2 amministrazioni consecutive. Io mio nonno non l'ho mai conosciuto, però lo vivo attraverso i racconti di mio padre e della mia famiglia e delle persone che comunque l'hanno conosciuto. Infatti, cioè, questi giorni andando per le case, tutti quanti mi hanno raccontato qualcosa di mio nonno, e anche questo è il bello della campagna elettorale, no? Avere relazioni con le persone. Io questa foto l'ho voluta mettere qui come buon auspicio, sia per la mia esperienza che per quella dei miei compagni. Mio nonno io non l'ho mai conosciuto, ma è una persona che io sento molto vicina e sono sicura che in qualche modo mi accompagnerà in questo percorso. Ho deciso di partire proprio da questa foto perché io penso che nella politica di oggi dobbiamo metterci i valori di un tempo, valori come la famiglia, valori come l'amore per il territorio e valori come il rispetto reciproco. E questo non significa che dobbiamo fare una politica vecchia. Noi dobbiamo fare una politica che guarda al progresso, ma che tiene conto di questi valori. Vincenzo Negro ha messo su una squadra di persone competenti, ma al di là delle competenze siamo persone che vogliono costruire qualcosa di concreto per tutta la cittadinanza, fare qualcosa per i cittadini. Capodrise è dei cittadini e noi non vogliamo padroni. Questo che è un aspetto della mia vita, perché volevo presentarmi come persona, perché noi non siamo soltanto le lauree che abbiamo conseguito, non siamo soltanto i master e non siamo le esperienze lavorative che abbiamo accumulato, siamo tanto altro e siamo persone che sono cresciute con determinati valori, e queste le metteremo nel lavoro che noi andremo a fare per il comune di Capodrise. Ora lascio la parola al candidato sindaco Vincenzo Negro e ora lo posso dire.
dire, sono veramente contenta di fare questa esperienza, soprattutto con questi compagni di viaggio.